Ciao a tutti! In questi mesi vi abbiamo molto parlato del progetto di Informatici Senza Frontiere Coding nelle scuole e di come, grazie al coding, bambini e ragazzi possono allenare il loro cervello al cambiamento e quindi al cambiamento che sarà una costante nella loro vita, nel loro futuro, specialmente dal punto di vista professionale. Ma che cos'è esattamente il coding e come si fa a imparare divertendosi con Scratch? Ed è possibile farlo tranquillamente a casa? Certamente sì, ed oggi vi spieghiamo anche come, perché Informatici Senza Frontiere mette gratuitamente a disposizione di chiunque sul proprio sito una serie di lezioni per imparare a programmare con Scratch. Quindi utilizziamo al meglio queste settimane in cui siamo costretti a casa, genitori e ragazzi, mettetevi al lavoro e incominciate a imparare divertendovi guardando questo video. I lavori che abbiamo appena visto sono lavori fatti nella palestra di nome Scratch. Ma che cos'è Scratch? Scratch è un linguaggio di programmazione, ossia un linguaggio per comunicare al computer quello che vogliamo fare, comunicare in modo tale che lui capisca. E quello che noi vogliamo fare, soprattutto quando siamo bambini, sono storie interattive, applicazioni con la scuola, animazioni e giochi. Ma in pratica, come si dice ad un computer quello che noi vogliamo fare? Glielo diciamo con le istruzioni. Le istruzioni sono questi blocchi che io trovo dentro l'ambiente Scratch. Istruzioni che sono presenti in un menu a scorrimento oppure istruzioni che posso raggiungere con questa bottoniera che richiama le istruzioni associate a quel colore. Azzurro sono il movimento, viola è l'aspetto. Allora, avete presente quello che noi facciamo quando costruiamo qualche cosa con un Lego? Prendiamo blocchetto dopo blocchetto e a seconda dell'ordine con cui li mettiamo assieme costruiamo un oggetto anziché un altro. Ecco, allora, blocchetto dopo blocchetto, noi possiamo far fare, vedete che si sta muovendo il gattino, le cose che noi desideriamo dando delle istruzioni al nostro personaggio, con istruzioni di movimento oppure con istruzioni di aspetto, posso cambiare la dimensione, per esempio, ecco che il mio gattino diventa più grande, oppure istruzioni di suono e in questo caso il suono sarà già il suono del mio gattino, ma lo potrei sostituire con altri suoni, registrandoli per esempio io. Ecco, le storie che abbiamo visto prima sono il risultato di tanti blocchi messi assieme in un ordine, anziché in un altro, a fare un programma. Come vedete, questi blocchi sono come attaccati con una calamita, ma si possono spostare, si possono modificare. E ovviamente fare palestra significa prima aver pensato in modo creativo ad una storia, ma poi passare a ragionare in modo sistematico. Qual è la sequenza per ottenere quello che ho in mente? E provo, sbaglio, mi correggo, riprovo. Ecco la palestra di Scratch. Ci sono poi moltissime altre cose. Per esempio, una libreria enorme di sfondi che io posso utilizzare per le mie storie. Clic ed ecco che il mio gattino è in un'ambientazione completamente differente. Un'altra libreria enorme con tantissimi personaggi. Facciamo compagnia al nostro gattino con una ballerina ed ecco che la ballerina è apparsa e poi li dovrò iniziare a programmare. La cosa più bella è quella poi che dopo aver costruito il mio programma lo posso condividere con i miei amici, vedere io i loro e loro i miei. Ci salutiamo con una esercitazione di geometria. In questo caso abbiamo di nuovo un programma che, come vedete, è fatto a blocchettini raggruppati in una sequenza logica che mi consentirà di costruire delle figure geometriche. Abbiamo di più però, abbiamo tre penne che scriveranno in questo caso, saranno loro ad essere animate dal mio programma. E allora la andiamo a vedere, ma prima ancora un'ultima cosa. Vi faccio notare che ciascuna penna ha un programma simile e l'unica differenza sta in questo numero, che sono i gradi di curvatura della penna ogni volta che cambia direzione. Ma andiamolo a vedere. Perché Scratch non è solo animazione o gioco, è molto di più.